schifo, 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 vomito, schifo, vomito, schifo, schifo e vomito, vomito e schifo. Questa è la classica partita illusoria per le prossime. Vomito e schifo. Quando poi, è la classica partita illusoria. Perché siamo riusciti a resuscitare anche oggi, stavamo resuscitando i morti, grazie anche ai geniali cambi, solo i geniali cambi del grande mister Sarri, che non ne azzecca mai, che non sa, che non, questo Sarri che non legge le partite, manco con il libro davanti riesce a leggere, non legge nulla, non sa leggere nulla, i cambi, riesce coi cambi a peggiorare la squadra. Ah, è una cosa incredibile, ragazzi, una cosa incredibile, vergognosa. Oltre al solito centrocampo inguardabile, centrocampo di merda, perché non c'è nessun centrocampista che tira fuori, che segna mai, niente. Centrocampo di sempre merda. Cosa, centrocampo, dire, stiamo sempre a dire le solite cose, cosa, sempre il solito film. Inutile. Oh, adesso ci vanno quelli con me. È una partita illusoria di nuovo. Uno si aspetta, ripeto, che dopo, stavamo parlando poco fa, ragazzi, dopo il 2-0 su palla inattiva, due gol su palla inattiva, no? Su erroracci da Roma, cioè, mi aspetto il secondo tempo, gioco a pallone, gioco a calcio, invece pietà, veramente pietà, abbiamo fatto pena, in quale, di pietà, tempo? vergogna, una vergogna assoluta, cioè, proprio, ragazzi, una vergogna assoluta. Ragazzi, così non si va da nessuna parte, non si va. Questa squadra non ha futuro in Champions, non abbiamo futuro, veramente, non abbiamo futuro in Champions, ragazzi. Incredibile. E ne abbiamo un allenatore che si conferma sempre più inadeguato, purtroppo inadeguato al ruolo. Non, cambi, non è, ragazzi, oggi ha fatto dei cambi che ha tolto uno dei migliori, Dybala, poi ha messo Higuain, che questa partita non c'entrava nulla. Non serviva a niente Danilo, cioè se vuoi fare il contropiede metti Costa, non mette Danilo. No, metti proprio Costa, ragazzi, metti. Questo proprio. Ha lasciato Costa in panchina per Danilo, senza motivo, due cambi subito. Cioè, ragazzi, incredibile. Due cambi subito. Adesso ci saranno quelli là soliti, danno, ma se non mi va bene niente, campione in inverno. Noi non pensiamo, per due settimane sarai lì, a Napoli non vincerai e Conte noi non pensiamo al noi non pensiamo, ricordatevi queste parole, non pensiamo all'uovo oggi, pensiamo alla gallina domani, non ne fai gallina domani, l'uovo non pensate alla vittoria, abbiamo fatto meno più due da Conte, sono cose illusorie, il tuo obiettivo è Istanbul. Forse non avete capito. Non puoi. Non c'ha futuro in Champions questa squadra. Non c'ha futuro. Ragazzi. Non c'è. E dopo poi le dichiarazioni di quel vergognoso. Ma non so di più paradiso, come. Non so più come fai chiamarlo, a dire veramente. Che questa so squadra chiamarlo, è uscita ancora a dire. Questa basta, squadra basta. Sta a posto così che sono non arriva nessuno. Esausto, cioè, ma questi basta. Si rendono conto che il centrocampo sono fa esausto. Vomitare, ragazzi. Sono esausto, ma tu vuoi presentarti in Champions con Rabiot, con Ramsey, cioè, e pensare, ma di pensare veramente, di avere possibilità contro un Liverpool, contro un Barcellona. Ma stiamo scherzando? Io non lo so, ragazzi, ma io non so se questo Paratici o ci prende in giro o ci prende per il culo. Cioè, non lo so, ragazzi, questo ci prende per il culo. Ci prende per il culo, perché, ragazzi, è veramente inaccettabile. No, veramente sono cose che inconcepibili. Cioè, tra Paratici che non va a prendere sto cazzo di Pogba. Cioè, Tra ma non questo basta allenatore Pogba, che non sa fare i cambi, tra il gioco vergognoso che è veramente un gioco stravergognoso, cioè oggi sta andando e poi oltre a questo aggiungiamo anche, ma io vi dico questa cosa, ma il Manchester City, no, prendiamo il Manchester City, non perché c'è Guardiola, ma il Manchester City, ma cioè durante dal primo minuto al 90esimo, no? Soprattutto due tre azioni decenti, quando il non City, abbiamo fatto nessuno, City, voi ditemi un'azione decente, no, che abbiamo ma fatto, poi, ripeto, non abbiamo fatto nemmeno un'azione da gol decente, zero azioni da gol decente, mi ricollego, quando schifoso, quando il gioco City, schifoso, quando di merda, quando il City è stato di merda, quando il City è stato a di zero, merda, stato a zero dopo 10 minuti, minimo ne fa 4. Quando è stato a zero dopo 10 minuti, minimo ne fa 4 il City. Tu stai con gol sulla palla attiva, senza merda. Stavi 2-0. Possibile che non riesci a rischi di non vincere anche quando è stato a zero? Cioè, con questo allenatore, come diceva Marco, non sono mai chiuse le partite. Io non detto, sono appena mai segna Roma, chiuse. Vedrai non che ti sono porti, mai ti chiuse. Porti 2-1 fino al 90esimo. Non sono porti. Mai chiuse. Detto. E io ve lo dico. Non ci sono più partite scontate quest'anno questo allenatore. Juve-Parma, ve lo dico qua, non sono sicuro di vincere col Parma, neanche col Parma in casa. Con questo allenatore, siamo arrivati è a questo punto qua. Cioè non sei sicuro di nulla. Questo allenatore, ragazzi, veramente, non purtroppo, è da Juve, non ha non è da Juve, Juve, non è da perché non è un vincente, non sa leggere le partite, ha troppi limiti
non sarà mai un top allenatore. Punto. Ciao. Punto. Punto. Oh, questo è il punto. Ragazzi, che dobbiamo dire? Ormai dobbiamo dire la fase storica di oggi. Sì, sì, vai, vai, tanto. Veramente oggi. Oggi veramente. Andiamo con la fase storica, ragazzi. Cioè, la fase storica di oggi. Illusioni. Veramente viviamo di più. Noi siamo, ragazzi, siamo come un malato, no? Un malato che a cui hanno dato 3 anni di vita. Sono gli anni di Ronaldo di contratto. O guarisci! O sei morto se non vinci la coppa! Iscriviti o guarisci vincendo la coppa! Pena e schifo! O la Juve è morta! Pena e schifo! Sarri non hai il DNA Juve! Schifo! Ciao! Schifo. Ciao.